Parlare di Guelfi e Ghibellini significa parlare della lotta per il potere in Italia nel Medioevo, in un momento in cui la lotta per il potere nei comuni italiani era una lotta feroce, senza esclusione di colpi, che non riconosceva nessuna legittimità all'avversario, che anzi considerava qualunque avversario come un nemico da annientare. Raccontare un episodio della lotta fra Guelfi e Ghibellini, la presa del potere dei Guelfi Bianchi nella Firenze del 1301, significa andare a vedere da vicino quali erano i meccanismi che portavano la politica italiana in quell'epoca a essere così ferocemente faziosa, trasmettendo in tutto il mondo una fama degli italiani come appunto gente malvagia, gente pronta a usare lo stiletto, il veleno, ecco, che per secoli continuerà a essere l'immagine della politica italiana negli altri paesi d'Europa. Ma significa anche raccontare una storia in cui c'è un personaggio che è un protagonista della nostra identità nazionale, ed è Dante Alighieri.